Nuovo anno, stesso fenomeno, ragazzi. Wout van Aert apre la stagione ciclistica delle classiche in una maniera incredibile. Uno si può aspettare, innanzitutto, prima che uno sport, secondo me, eccoci qui per un nuovo appuntamento del ciclismo. Apre la stagione vera e propria delle classiche, la Omloop et Nieuwsblad. E chi è poi? E chi è che può vincere? Chi è Wout van Aert, diciamo, il favorito della vigilia? Ma lui non vince. Lui non vince in volata come un uomo normale. Lui no, lui anticipa tutti sul Bosberg e va a trionfare. Va a trionfare, aggiunge anche questa classica al proprio palmarès. E che dire, che dire? Sarà un anno veramente, 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 veramente molto lungo. Molto bello, all'insegna di fenomeni. Come lo sono negli ultimi anni. Come si prospetta anche per gli anni successivi, tra poco c'è Wout van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, nuovi Colbrelli, che oggi abbiamo visto in una forma, secondo me, convincente, e tanti altri uomini appunto da classiche. Sarà una stagione veramente bella da seguire in toto. Che dire, ragazzi, prima classica dell'anno, domani forse c'è la Kuurne-Brussel-Kuurne, non mi ricordo, forse l'anno prossimo, la settimana prossima, dopo le tre. Non ricordo un po', io a livello di date, calendari, sono un po' smemorato. Comunque, bisogna seguire verso al 50º km, quando c'era una fuga di Kung, Vermes e altri uomini, sono stati ripresi. Poi successivamente sono partiti in fuga, tramite appunto uno scatto, Van Aert, Tijs Benoot, Narváez e altri uomini. Colbrelli era stato un po', diciamo, preso alla sprovvista, ma è riuscito con uno scatto a rientrare dietro. Dietro erano ovviamente rimasti fuori, diciamo, la squadra fondamentale, la squadra faro delle classiche, la Quick-Step, che si è messa dietro a lavorare con Yves Lampaert, Asgreen, mi pare, per probabilmente Seneschal, che penso sia arrivato poi alla fine top 5 col gruppone finale, a farsi la volata, diciamo, per il secondo posto, top 6 circa. Appunto è la Trek con Stuyven tra appunto i favoriti, quindi sono messi dietro a tirare insieme appunto alla Intermarché e altre squadre. Nel frattempo hanno preso 30 secondi, ha aumentato il proprio vantaggio anche sui 30 secondi. Poi a un certo punto Stuyven, no Stuyven scusate, Tijs Benoot, che io non sopporto, scusate proprio. Non come corridore lui, ma perché mi ricordo dopo che ha vinto le strade bianche, Tijs Benoot veniva pronosticato come vincitore di un botto di classiche da quel momento in poi. Ma c'è Tijs Benoot che ha vinto le strade bianche, io non lo sopporto più, perché letteralmente da quel momento in poi ha vinto le strade bianche, tutti lo nominavano come possibile vincitore, non faceva letteralmente mai risultato, mai. Infatti l'ho soprannominato sopravvalutato, perché non lo sopporto, non ci posso fare niente. Mi dispiace, dici sei un grandissimo uomo, veramente, un grandissimo, veramente, loquace, solare, un amicone, non ti posso vedere, non lo so, scusa. Comunque, che dire, Tijs Benoot che fa un attacco secondo me non molto intelligente, perché in quel momento avevano 30 secondi di vantaggio. Poteva aiutare Wout van Aert, che poi vabbè hanno vinto, quindi non è cambiato niente. Però in quel momento della gara non l'ho capito quello scatto, perché letteralmente dietro gli altri si sono guardati, perché Wout van Aert non tirava più, ovviamente, perché per aiutare Tijs Benoot. Dietro stavano rientrando. Lo scatto non ha senso, perché letteralmente poi ti sei trovato a 20 km dall'arrivo a Tijs Benoot da solo, contro tutto il gruppo dietro, che stava rientrando, della Dacian, della Quickstep e della Trek. Non ho capito questo attacco. Cioè, io pensavo, vabbè, resta nel gruppo, tira per Wout, vabbè, e gli altri aiutavano. Quindi non l'ho capito sto scatto. Sono stati ripresi, ovviamente, dal gruppone e su Bosberg, l'ultima asperità finale. L'ultima sulla asperità finale, Wout van Aert non è un uomo comune, lo sapevamo. La prima gara di stagione dice, vabbè, vuole testare un po' la gamba, ok, ha fatto il ciclocross, qualcosa, cioè, non sarà a livello degli altri, a livello di forma. No, lui decide di no, lui deve fare le cose con classe. Lascia tutti, se prende quei 30 secondi di vantaggio, da quale cronometro che è, qual è, non li prende, non ne ha preso più nessuno.
30 secondi di vantaggio sul traguardo e aggiunge, ripeto, pure questa classica al suo palmarès. Dietro due ottimi, diciamo, Colbrelli e Greg Van Avermaet, redivivo, si sono lottati, diciamo, a volata il podio, a vincere, appunto, a trionfare, diciamo. Sonny Colbrelli è terzo sul terzo gradino del podio, Greg Van Avermaet. Appunto, questo è il podio, poi dietro, vabbè, uomini, appunto, Seneschal e altri simili a giocarsi, appunto, i piazzamenti. Che dire, nel frattempo, un'altra cosa, poraccio Victor Campenaerts oggi veramente è afforato e sei rimasto vittima di una caduta, o almeno bloccato dalla caduta. Poi è ripartito, ha cambiato bicicletta a causa, appunto, della caduta. Di tutto e di più, alla fine, a un certo punto, era nel gruppo principale a rincorrere Wout van Aert, non so come ce l'ha fatta. GG per lui. Comunque, ci sentiamo. Ora è iniziata la vera stagione. Come ho detto, preparate i popcorn. Tra poco, cioè, ora a metà marzo ci saranno tipo le strade bianche. Peccato che non ci sia Wout, non c'è Van der Poel, però vedremo. Vedremo, perché le strade bianche sono un bacio veramente. Anche senza uomini top, regalano sempre spettacolo, perché il percorso è divino. Comunque, like, commento, iscrizione, attivate la campanella per non perdere nessun nostro video e state col ciclismo, che non sbaglierete mai. Ciao! Oggi nel frattempo c'è stato l'uguale tour, ha vinto Pogacar stranamente, su Simon Yates e Pedro Bilbao. Così, la butto lì. Ciao!